possessi. No, in base ai possessi, in modo di giocare anche gli avversari, certo. Il tipo di partita che viene fuori. Diciamo che ancora dopo 6 partite ancora faccio un po' di tara sulle statistiche in sé. Sicuramente abbiamo alzato questo livello di coesione difensivo giocando, mettendo in difficoltà gli avversari nei momenti cruciali della partita, parlo almeno delle ultime due, tenendo avversari di talento su punteggi bassi dal punto di vista offensivo loro, e questo è un buon dato perché la coesione difensiva denota anche lo spirito di squadra, chiaramente, perché bisogna, ognuno si deve fidare dell'altro nel pallacanestro, questo è molto spinta questa cosa qua, no? Io vado ad aiutare, ma devo essere certo che dietro il mio compagno aiuterà me, insomma, tutto un insieme di meccanismi che sicuramente questa squadra sta cercando di mettere a punto, non è che siamo perfetti, insomma, però sono mediamente, come dire, sicuramente c'è una buona attitudine difensiva e una buona propensione anche ad aiutarsi, quindi è già, come dire, una bella base di partenza. Come no, era la denuncia, Gaffney, cioè sì. Il migliore stoppatore della squadra, anche a rimbalzo del suo apporto, e in attacco è l'uomo, il play aggiunto, perché come assistment, se non sbaglio, è il migliore della squadra. Però a livello numerico, proprio di realizzazione, può essere innescato meglio, cioè, diciamo che lui si libera a tiro da 3 punti. Torniamo da capo, se lui è il miglior asse della squadra, è il miglior difensore, cioè, poi facciamo anche gli spogliatori. No, c'è l'idea di prendere il gioco. Tutti possono fare la media, però se l'unico dato che andiamo a vedere se è il dato offensivo, no, individuale, come dire, non abbiamo davanti invece quello che è vero qua, che sono molto contento di Tony Gaffney. L'aspetto realizzativo di Tony Gaffney, che sicuramente ci sarà per qualche partita che dovremmo far meglio, però è veramente secondario, e devo dare atto a questo ragazzo che la prima cosa di cui lui è contento è che la squadra sta andando bene, vince, poco egoisticamente attento a quello che sta facendo lui, se no per il fatto di voler fare qualche cosa di più, come normale che sia, però devo dire che si sta dando molto, e quindi sicuramente ci sarà anche la partita dove farà una performance straordinaria dal punto di vista realizzativo, però insomma, come detto, non è la questione. Coach, in base alla tua esperienza, in queste situazioni, quando si viene da 3 successi consecutivi, è importante mantenere basso il livello di euforia, oppure euforia mina aiuta ad allenarsi? Ma io penso che una grande capacità che la squadra deve avere, e come ogni singolo atleta, è quella di stare molto focalizzato sul presente, cioè su quello che stiamo facendo, su quello che ci serve per la domenica prossima. Chiaramente il risultato aiuta a lavorare più serenamente, più positivamente, ad avere quei feedback che sono secondo me necessari per venire volentieri, come dire, all'allenamento, per essere concentrati nelle cose che si fanno, sapendo che non abbiamo fatto niente ancora, cioè non abbiamo fatto niente, sono le sue 6 giornate, prendiamo, come dire, il buono che c'è come spinta per fare meglio, perché sappiamo che siamo, voglio dire, cioè adesso comincia anche in qualche maniera la corsa, no? L'inseguimento, chi è dietro, e quindi bisogna, insomma, scappare, bisogna andarsi a fare. Quindi non c'è, io non vedo questa euforia in loro inutile, che sarebbe il nostro, ma vedo una buona positività che sicuramente ci può aiutare. Ripeto, l'importante è che si rimanga focalizzati su quello che stiamo facendo ora, perché in passato, cioè della partita di domenica, è già chiusa, quando scherzavamo, no? Domande di Milano,
No, alla seconda non era tanto per Milano, era perché come oggi non aveva più senso parlare della prima di Torino, ormai è andata a stop, quindi c'è un altro libro che dobbiamo aprire, scrivere, leggere, fare, quindi Brescia è chiaramente una squadra che è stata costruita perseguendo certi obiettivi, l'anno scorso sono stati molto competitivi in campionato, in Coppa Italia, molto molto competitivi, quindi è chiaro che stanno con la Coppa, hanno anche probabilmente allungato, no? Senza probabilmente hanno allungato la panchina, hanno molte, molte svariate possibilità anche tattiche, e quindi è una squadra da roster profondo che è costruita per competere sui tre fronti, perché diciamo che la Coppa Italia non possiamo considerare il terzo fronte, no? E quindi per fare molto bene sia in Europa che in campionato, con giocatori anche esperti, con giocatori che hanno taglia, hanno talento, sono esperti adesso nello specifico del campionato, e quindi i risultati secondo me un po' come Trento, insomma, non sono finora stati così brillanti, insomma, c'è una squadra che è importante, che noi dobbiamo sicuramente affrontare con molta, molta umiltà, come dire, con molta circospezione.